Ciao amici, bentornati sul canale, benvenuti al Parco Regionale dei Colli Euganei Centrali. L'altra volta vi ho lasciato che ero nel sentiero a Testino, lo sto proseguendo, quindi mi trovo in prossimità dell'Enoteca del Monte Fasolo. Sono pronto per poi chiudere l'anello incominciato nell'altro video e in totale penso siano una ventina di chilometri. Quindi vamos, let's go. Qui davanti a noi la strada che dovrò fare, che già si palesa. Oggi probabilmente vedremo Villa Beatrice d'Este. Nel frattempo sto camminando in un sentiero che ho già fatto, al contrario di marcia da dove sto facendo adesso. Magari ve lo linko qui sotto. Voi intanto iscrivetevi al canale sulla fiducia e proseguiamo in questo sentiero a Testino, volume 2. Eccoci qua. Di fatto quello di fronte a me è il Monte Rusta, quello che dovrò scalare adesso. È simpatico, me lo ricordo dall'altra volta. Però finalmente questa parte del sentiero a Testino si apre un po'. Nella prima parte non ho incontrato nessuno tranne ciclisti e basta, che scendevano giù come dei pazzi. Adesso spero di trovare anche qualcuno che cammina, perché comunque sapete, farsela tutta da solo non è sempre esaltante. Scambiare due chiacchiere, trovarsi in giro nel mondo e condividere le passioni sono le cose più belle. E io sono un po' fatto così, do la parola a tutti, quindi spero di trovare qualcuno. Oppure, se no, vorrà dire che mi arrangerò da solo, parlerò con chi abita il mio cervello. Ah, tenete presente che se sto delirando è perché ho già un po' di chilometri, un po' di dislivello sotto le gambe. Ieri sera ho fatto tardi, quindi probabilmente del disagio c'è anche. Come vi dicevo, sicuramente avrei trovato qualche escursionista. Ho trovato dei ragazzi qui di un gruppo che stanno facendo sentiero a Testino al contrario rispetto a quello che sto facendo io. Ci eravamo già trovati al parcheggio, quindi siamo in perfetta media inglese, sia io che loro. Adesso io scendo dal Monte Rusta e mi dirigo verso Villa Beatrice d'Este. Qui di fronte si inizia già a vedere Villa Beatrice d'Este, ma non lo so se ci arriveremo. Ad ogni modo, la visita a Villa Beatrice d'Este l'ho fatta sul video che vi lascio qui sotto in descrizione.
prima eravamo lassù Monte Rusta, adesso mi trovo all'ingresso di Villa Beatrice d'Este. Come vi dicevo, ve l'ho già fatta vedere in un altro video, io adesso proseguo verso il pianoro del Mottolone. Ho ritrovato l'indicazione per il sentiero numero 3, procediamo. Questa fontana mettono ancora 1 ora e 20 per arrivare ad Arqua Petrarca. Prima dovrò salire al pianoro del Mottolone, quindi faccio un momento di pausa, un momento di sosta rigenerante, c'è un'acqua buonissima e poi ci riprendiamo e si riparte. Tempo della siesta terminato. E adesso mi accingo a fare l'ultima salita di giornata, che a quanto pare sarà bella tosta, bella ripida. Va bene, un passettino alla volta la porteremo a termine. Guardate qua come comincia a salire bene, non ci facciamo intimorire. Vamos! Pianoro del Mottolone, arrivati su e quindi mi sa che le salite sono finite. Ed eccomi di ritorno ad Arqua Petrarca. Dopo 21 km e mezzo di un giro veramente bello, un percorso che ho suddiviso in 2 video, quindi insomma è molto generoso, ci sono un sacco di cose da vedere, è lungo e per escursionisti esperti ci si porta a casa un gran bel dislivello, sono dei saliscendi importanti e insomma sentiero a testino da Arqua Petrarca ad Anello ad Arqua Petrarca. Fatemi sapere se anche questo video vi è piaciuto, se vi è utile, se volete altre informazioni, chiedete pure, i soliti like, solite interazioni, cose belle, iscriversi al canale se lo vorrete, mi farete un gran piacere, noi ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!